Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il 28 settembre 2024, riserva già sorprese interessanti, soprattutto per quanto riguarda la coppia formata da Angelo Madonia e Sonia Bruganelli. I due, infatti, pur essendo legati sentimentalmente, hanno scelto di non ballare insieme nel programma. Questa decisione ha suscitato molta curiosità tra i fan, ma i motivi sono stati chiaramente spiegati dallo stesso Madonia durante un'intervista a RTL Entundu.5 nel programma Protagonisti, condotto da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia. Angelo Madonia, ballerino professionista, ha sottolineato che la decisione di non condividere la pista da ballo con la sua compagna è stata presa di comune accordo. Secondo il ballerino, ballando con le stelle richiede un livello di concentrazione molto elevato e, per evitare che la sfera privata interferisca con quella lavorativa, hanno preferito intraprendere questo viaggio separatamente. Madonia ha dichiarato: «Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme». Questa decisione riflette un desiderio di equilibrio tra la vita personale e professionale, permettendo a entrambi di focalizzarsi completamente sulla competizione. Nel dettaglio, Sonia Bruganelli ballerà con Carlo Aloia, mentre Angelo Madonia sarà il partner della celebre ex nuotatrice Federica Pellegrini. La scelta ha sicuramente evitato possibili tensioni all'interno della coppia, permettendo loro di vivere questa esperienza in modo sereno. Madonia, nonostante la sua natura riservata, ha confermato pubblicamente la relazione con Sonia Bruganelli, paparazzati insieme per la prima volta nel maggio scorso. Tuttavia, non ha voluto che il loro legame sentimentale diventasse parte del loro percorso professionale all'interno dello show, riconoscendo quanto Ballando con le Stelle sia un'esperienza impegnativa e totalizzante. Ha concluso: «Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare solo a ballare». La decisione di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli di non ballare insieme dimostra una chiara volontà di separare la sfera privata da quella professionale.